Crossover è una parola di gran moda nel mondo dell'auto e anche in quello delle moto, ma nessuno aveva ancora abbinato questa parola a un casco. Ma crossover è la parola che meglio definisce il nuovo Nolan N72X. Sì, perché in questo casco convergono tante soluzioni, alcune delle autentiche primizie del settore, che fanno sì che l'N72X possa veramente andare a soddisfare parecchie esigenze. Andiamo a conoscerlo meglio nel nostro Sotto la Lente di oggi. Lo spettro di utenza a cui si rivolge il nuovo N70 2X è davvero vasto perché si tratta di uno dei caschi più poliedrici del mercato. Di sicuro comunque Maxi Enduro e Crossover sono le moto su cui probabilmente si troverà meglio, viste alcune caratteristiche vicine ai caschi off-road. Si tratta di un casco adatto sia alla guida su strada sia a quella in fuoristrada. In questa versione X è il primo casco on-off dotato di mentoniera movibile ad arrivare sul mercato. Soluzione questa che lo rende decisamente versatile. Il casco può essere utilizzato in ben 8 configurazioni distinte. N72X è infatti caratterizzato dalla presenza di tre elementi: visiera, mentoniera protettiva amovibile e frontino, che possono essere montati sul prodotto congiuntamente, a coppie, singolarmente, oppure da questo rimossi totalmente. Interessante la doppia omologazione PJ, che lo rende omologato sia come jet sia come integrale. Due misure di calotta coprono tutte le taglie, dalla XXS alla XXXL. La calotta è realizzata in policarbonato Lexan. È realizzata con tessuti microforati a doppia densità di nuova concezione. E lavora in combinazione con il sistema di ventilazione per favorire la diffusione dell'aria nella zona superiore della testa. Un paravento provvede a evitare infiltrazioni di aria nella zona anteriore, e il paranuca è amovibile, lavabile e dotato di un sistema di regolazione che lo rende facilmente adattabile alle diverse morfologie dei piloti e alle varie posizioni del collo dipendenti dalle posizioni di guida che possono cambiare in funzione della moto. Nolan N70 2X utilizza il sistema di ritenzione MicroLock 2, composto da un sistema micrometrico di aggancio sganciabile rapidamente per mezzo di una piccola leva. La ventilazione affidata al sistema Air Booster Technology assicura un'ottimale aerazione laddove la testa del pilota necessita maggiormente. L'aria entra dalla presa superiore e viene condotta forzatamente, senza dispersioni, nelle zone più critiche, al fine di garantire il massimo comfort anche in condizioni di guida estreme. Altre prese d'aria sono piazzate sulla mentoniera, così da limitare l'appannamento, mentre sono previsti degli estrattori posteriori per espellere l'aria calda. Una delle caratteristiche peculiari dell'N70 2X è quella di avere una visiera ultra-wide che migliora la vista laterale. L'oblò particolarmente ampio consente di utilizzare il casco anche con i classici occhiali da off-road, che possono essere utilizzati anche a visiera montata e aperta. Non manca lo schermo parasole interno alla calotta che Nolan, come sappiamo, ha battezzato VPS, e che oltre a essere regolabile su varie posizioni, è anche dotato di sistema di richiamo automatico. Al sistema antiappannamento pensa il visierino interno Pin Lock. Come tutti i prodotti Nolan, anche l'N70X è predisposto per il sistema di comunicazione ENCOM. Il peso dichiarato per una taglia M completa di tutti gli optional è di 1740 grammi. Alla nostra bilancia abbiamo rilevato 1758 grammi. Bene, eccoci qua. La cosa che più mi piace di questo casco è sicuramente la versatilità, ovvero la possibilità di avere tanti caschi in un solo casco. L'ho usato al test della multistrada e anche su altre moto e devo dire che su una moto come la Crossover Ducati soprattutto ne ho apprezzato abbastanza la stabilità nonostante l'aletta. Con tutti gli accessori non è un casco leggerissimo, ma questa cosa va detto che è una cosa piuttosto comune per caschi di questo tipo. Invece trovo buona la distribuzione della pressione nelle varie parti della testa per la sua caratteristica di avere la mentoniera staccabile. L'N72X è un po' scarico qui nella zona delle guance, ma non è stato un grande problema.
Anche il microlock è ben posizionato e non mi dà fastidio, e io devo dire sono uno sempre abbastanza sensibile al posizionamento del cinturino. È un casco facile da calzare, da togliere, e ho trovato anche piuttosto efficaci le prese d'aria superiori, un po' meno evidente il flusso che arriva da quella anteriore. Un'ultima raccomandazione che ti posso dare è quella di serrare bene le viti della visierina per evitare qualche vibrazione. E invece è molto comodo, ho trovato il ritorno automatico della visierina interna, molto veloce nel tornare, quindi quando si fanno le gallerie è davvero molto comodo.